Domani, mercoledì 12 settembre, primo giorno di scuola anche a Fano. Assessore, qual è l'attuale situazione delle scuole fanesi? La situazione è ordinaria. I lavori di mantenimento ordinario sono stati fatti. Restano soltanto alcune piccole cose che possono essere portate avanti anche a scuola aperta. La situazione, io direi, tranne alcune scuole dove c'è aperta qualche polemica, è tra le migliori. Le liste di attesa sono quelle ancora ordinarie che andranno in esaurimento nei, nei primi mesi di scuola. Occorre dire che eh, ci saranno alcune novità. Ci saranno alcune novità che riguardano un progetto di eh, controllo eh, preventivo eh, di diagnosi precoce delle probabili disturbi di dislessia e disgrafia con la dottoressa Venturini. Vengono portati avanti gli altri progetti. Si intenderà eh, organizzare la città da giocare non più in un unico posto, in un unico luogo, ma eh, nei tanti parchi pubblici delle frazioni, laddove ci sono delle scuole elementari e dell'infanzia che partecipano. Eh, si vuole continuare un buon rapporto con le scuole medie, eh, inferiori e superiori. Per fondare, oltre alla città dei bambini, la città dei ragazzi e dare la possibilità agli studenti di diventare protagonisti dell'istruzione, della cultura nel mese di giugno. Eh, dandogli la possibilità di animare i monumenti la Rocca Malatestiana e il Bastione San Gallo, vista anche l'esperimento positivo che c'è stato con l'Associazione Work in Progress. Andiamo quindi a rivolgere un augurio a chi si appresta a tornare sui banchi di scuola. Eh, L'inizio della scuola è uno dei giorni più io direi, più belli, più, eh, più anche preoccupanti. Per, da parte di qualche ragazzo che magari non ha un buon rapporto con la scuola. Però per quanto mi riguarda ho visto le maestre delle scuole dell'infanzia che sono molto motivate e, e le nostre scuole sono accoglienti. Per quanto riguarda tutte le altre scuole, da insegnante posso dire che c'è un'attenzione per l'accoglienza che è veramente alta, per cui i, i ragazzi si troveranno senz'altro bene come sempre, e io auguro loro un bocca al lupo eh, con, eh, con grande simpatia.